Ciao, sono Chiara Francesca, vi parlo dall'ostello di Merceria Tante Idee. Oggi vogliamo farvi vedere come utilizzare i nostri nuovi tubolari in nylon semitrasparente retato, che sono questi qua, adesso ve li presenterò bene, e come utilizzarli per rivestire le palline. E appoggio intanto la mia pallina già fatta qua. Allora, vi faccio vedere che innanzitutto abbiamo per il momento 8 colori nuovi, ma dovrebbero arrivarne altri 2 bellissimi. Abbiamo delle tonalità veramente adattissime alla stagione, ma soprattutto anche alla decorazione che va molto di moda adesso in stile shabby, perché abbiamo veramente una linea di colori decisamente con dei toni veramente molto naturali. E ve li presento tutti quanti. Allora, questo qui è il tortora, il polvere di stelle, l'ecru, il caffè latte, come vedete abbinabilissimi anche tra loro proprio, quindi molto bello anche l'idea di poter creare una composizione con tutti e 4 i colori, e questi invece con i toni un pochino più caldi, che sono 2 tonalità di oro, quindi il pepita, per questo qua un pochino più scuro, e l'oro freddo, questo qua un pochino più chiaro, e 2 bellissimi rossi, uno con l'impronta dorata all'interno, è quello che appunto abbiamo chiamato rosso oro, e invece il classico rosso natale. Ecco qua, allora questo per farvi vedere un pochino tutte le nuove tonalità. Io ne prendo uno a caso, credo di non avere qua davanti tra i miei campioni questo qui, quindi utilizziamo il tortora oggi. Ecco qua, allora vedete che è una lunghezza più abbondante rispetto a quelle che abbiamo solitamente, sono ben 50 cm. Questo è un nylon estremamente elastico, molto molto bello, come potete vedere. Molto elastico, che mi permette di rivestire palline dall'8 cm di diametro fino alla misura più grande che abbiamo al momento, che è il 16 cm. Quindi sì, è così elastico che mi permette di coprire anche il 16. Altrettanto bene mi va a coprire anche il medaglione, forma che so a voi piacere moltissimo. E beh, con questo tubolare riusciamo a rivestire anche questo. Vi faccio vedere anche, ad esempio, questo qua che abbiamo già realizzato. Vedete come diventa bella la forma in particolare? Ecco qua. Ok, allora, altra cosa che volevo farvi vedere era proprio non solo come rivestirlo, ma anche come andare a inserire le lucine all'interno. Allora, tra l'altro quest'anno non abbiamo solamente le lucine che avevamo lo scorso anno, classiche come questa qua, quindi di diverse colorazioni con la luce fissa, ma abbiamo anche la novità delle luci a intermittenza anche nei colori, nel colore singolo. Sapete che l'avevamo per quanto riguardava appunto quella multicolor, adesso finalmente lo abbiamo anche per ogni colore. Allora, come facciamo a inserire all'interno delle nostre palle di plexiglass la lucina? Semplice, dobbiamo forarla. Allora, come possiamo forarla? Allora, la mia collega Elena, che è molto più delicata di me, solitamente utilizza una tenaglietta e va ad applicare proprio una rottura piccolina sul plexiglass. Io, che ho la delicatezza di un elefante, non ci riesco sinceramente, e quindi io utilizzo un altro modo che vi faccio vedere. Poi naturalmente voi potete fare come credete, l'Elena vi assicuro sta ridendo in questo momento. Io uso la punta della pistola a caldo, quindi semplicemente vado proprio ad appoggiarla e faccio un po' di pressione dove voglio andare a creare il mio forellino. In questo caso solitamente lo faccio nella parte alta della pallina, perché poi la decorazione appunto solitamente la vado a mettere soprattutto nella parte alta, e quindi mi verrà molto semplice poi andare a nascondere sia il foro che la batteria esterna che rimarrà. Quindi la mia è una pistola a caldo a bassa temperatura, quindi ci mette un pochino più tempo. Con una pistola a caldo di quelle tradizionali avreste già fatto. Quindi semplicemente un po' di pazienza e andate proprio a fare pressione sul plexiglass, e pian piano vedrete che si va a forare.
intanto vi anticipo che mi vedrete, non appena sarà creato il foro, mi vedrete infilare subito dentro delle forbici. Questo perché finché ancora è caldo, il plexiglass tende a richiudersi. Invece con le forbici vado proprio a bloccare questa cosa. E voilà. Zac. In questo modo abbiamo creato un foro perfetto che farà passare i nostri lucini senza difficoltà. Quindi possiamo chiudere la nostra pallina. Qua. E andiamo a calzare il nostro tubolare. Quindi semplicemente glielo infiliamo dentro. Ecco qua. Allora, avviciniamo pian piano tutto il bordo al centro della pallina, però senza andarlo a chiudere completamente, perché in questo modo riusciamo a tirare bene bene il nostro tubolare in modo che rimanga perfettamente aderente dappertutto. E cominciamo a incollare. In realtà potete anche cucire, quindi amanti dell'ago e del filo, una bella filza tutta attorno, si tira bene e si chiude da solo. Per chi non ama invece ago e filo o semplicemente vuole fare nel modo più veloce possibile, un puntino di colla e andiamo a chiudere. Vedete che ho proprio tirato questa parte. Stessa cosa dall'altra parte, ovviamente non dobbiamo andare a chiudere il buchino, quindi non so se vi si vede qua, ma sono stata leggermente sotto al foro che ho praticato prima. Si vede? Sì, sì, si vede. Okay. Poi andiamo a incollare anche gli altri due lati. Usate poca colla, meno colla usate, più si incolla facilmente, più viene bene, meno vi bruciate. Adesso andiamo a tirar su anche queste punte che sono rimaste indietro, quindi sempre un nuovo puntino di colla e tiriamo bene. In questo modo vedete che diventa veramente molto semplice.